Amici sportivi, buonasera, è Valerio Pavesi che vi parla in diretta dallo stadio comunale di Pero, dove stasera si svolgerà la finale tra Barbaiana e US Vignignolo. La formazione della polisportiva Barbaiana scende in campo con Diazzi in porta, Sartori, Carraro, Re, Fergola, Cribiu, Collura, Vignati, Palma, Carita e Sergi. A disposizione Pelachini, Morea, Gaviraghi, Aiello, Marangoni, Gala e Anzani. Allenatore Riccardo Margiacchi. La formazione dell'US Vignignolo scende in campo con Fabio Agosto in porta, con il numero 2 Massimo Cataldi, con il numero 3 Filippo Mastronardi, con il numero 4 Angelo Perrone, con il numero 5 Andrea D'Agostino, con il numero 6 Andrea Cannarozzo, con il numero 7 Daniele Bacchetta, con il numero 8 Andrea Mazzilli, con il numero 9 Gabriele Isernia, con il numero 10 Giuseppe Cutruzzulla, con il numero 11 Marco Mea. A disposizione con il numero 12 Giovanni De Santis, con il numero 13 Simone Catta, con il numero 14 Riccardo Rizzato, con il numero 15 Federico Mascheretti, con il numero 16 Jacopo Giamboi, con il numero 17 Luca De Silvio, con il numero 18 Gianluca Fanelli, il mister dell'US Vignignolo Stefano Salducco, il numero 3 Filippo Mastronardi per l'US Vignignolo e il numero 11 Vincenzo Sergi per il Barbaiana sono in campo, tutto pronto, buona partita, partiamo! E dunque si dà via al primo tempo di questa finale del torneo di Pero, edizione 2017, attenzione subito l'US Vignignolo in avanti, c'è questo tentativo che viene respinto dai difensori del Barbaiana. Viene recuperato il pallone a centrocampo, parte il lancio per Bacchetta, buono l'1-2 ancora con Cutruzzulla, ancora Bacchetta che prova a entrare in area e poi c'è Fergola che spazza via la minaccia. Ancora l'US Vignignolo che prova ad avanzare, parte il lancio per Bacchetta che si sposta sulla sinistra, prova la conclusione ma il pallone è terminato alto sopra la traversa. Buon inizio dei ragazzi di Stefano Salducco, calcio di punizione sul pallone Cutruzzulla, prova la conclusione, la palla che termina fuori alla sinistra di Diazzi, ci ha provato il numero 10 e attenzione, parte il contrapiede sul pallone, Fergola che supera la zona del centrocampo, vince contrasto e ora il pallone per Mattia Palma, attenzione il passaggio sulla destra per Collura, attenzione solo il tiro e c'è il gol, il Barbaiana si porta in vantaggio al 15° minuto, Daniele Collura, grandissima azione di contropiede. Rivediamo il pallone recuperato da Mattia Palma, il passaggio sulla destra per Collura che solo davanti ad Agosto non ha sbagliato con un diagonale secco. Rivediamo da un'altra angolazione, precisissimo il suo tiro nell'angolo. E dunque siamo 1-0, calcio di punizione, batte Fergola e il pallone che viene bloccato con tranquillità da Agosto. Mastronardi, la palla in avanti per Bacchetta che prova subito la conclusione che è debole, blocca Diazzi, inquadrato il mister Stefano Salducco. Agosto sulla sinistra per Mastronardi e attenzione, sbaglia il passaggio, poteva approfittarne Mattia Palma ma spazza ancora l'estremo difensore, grosso pericolo. Attenzione ancora il Barbaiana, il tiro e c'è la parata di Agosto in calcio d'angolo. Rivediamo al replay, tiro da fuori area, deviazione in corner, inquadrato il numero 10 Kevin Carita. Finisce qui il primo tempo, Barbaiana che è in vantaggio sull'US Vignignolo per 1-0, partita con poche occasioni in questa prima fase. Inizia la ripresa, parte subito questo lancio sulla destra per Daniele Bacchetta che prova ad involarsi, parte il cross, c'è Cannarozzo che respinge il pallone, attenzione, il tiro di Palma e il pallone che è terminato di poco fuori. Calcio di punizione sul pallone Alessandro Re, parte il lancio lungo, attenzione, c'è il controllo e poi la rovesciata, incredibile, e gol del 2-0 al 37° minuto, Andrea Vignati firma il raddoppio. Rivediamo, calcio di punizione, batte Alessandro Re, c'è il controllo molto bello di Vignati e poi la rovesciata straordinaria e 2-0, incredibile. Parte il giro di sostituzione, entra Luca Anzani, esce Mattia Palma, inquadrato il mister del Barbaiana. Un cambio anche per l'US Vignignolo, entra Fanelli, esce Cataldi.
Scambio di opinioni tra Isernia e Cribiu. Calcio di punizione. Batte Fergola, attenzione, non trattiene Agosto e poi bacchetta. Il pallone termina sul fondo. Un'altra punizione, stavolta per il Vighignolo. Prova il tiro. Il pallone termina alto. Ma ancora la squadra di Salducco che prova ad avanzare ora con il nuovo entrato Fanelli. Prova il tiro. La parata sicura di Diazzi. Rimessa laterale. Il pallone sulla destra per Daniele Bacchetta. Salta molto bene Gaviraghi. Prova la conclusione. C'è un altro intervento da parte di Diazzi che devia in corner. Ancora il Vighignolo che prova ad avanzare con Cutruzzulla, attenzione, entra in area il numero 10, prova lo tiro incredibile, finisce sul palo, clamoroso e anche sfortunata la squadra di Salducco. Rivediamo al replay, la palla piano piano sbatte sul palo. Un'altra sostituzione, entra De Santis, esce Agosto. Ma ancora il Vighignolo, attenzione che prova con quest'ultima azione con Perrone, il tiro, c'è la parata di Diazzi, finisce qui la partita. Barbaiana che vince 2-0 e si aggiudica il torneo. Interviste del dopo partita. Le tue impressioni su questa gara? Abbiamo sbagliato un po' di cose e vabbè, però abbiamo giocato tutta la partita bene e due occasioni, abbiamo avuto tante occasioni, loro per due occasioni hanno fatto due gol anche pessimi, diciamo. Pochi tiri in porta da entrambe le parti, forse è troppo duro il risultato, secondo me 2-0, potevamo, se finiva il pareggio forse era più giusto. Sì, sarebbe stato più giusto, dovevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo avuto, diciamo concretizzando di più i tiri. Secondo te tatticamente cos'è che è andato peggio a livello di reparto, difesa, centrocampo, attacco? L'attacco, perché avremmo dovuto sfruttare meglio le palle che abbiamo ricevuto. Cosa dici per la prossima annata allora? Cosa si può tentare? Si può tentare magari il secondo posto con anche magari tre nuovi innesti e niente. Ti ringrazio allora, alla prossima! Grazie mille, arrivederci. Vabbè, abbiamo giocato molto bene, ci sono capitate molte occasioni e non le abbiamo colte e basta. Cosa non ha funzionato principalmente tra i reparti? Tra i reparti secondo me non ha funzionato l'attacco e... Pochi tiri in porta? Sì, abbiamo sbagliato molti tiri in porta. Al di là del risultato ho visto un semplice miglioramento dal punto di vista della difesa e del centrocampo. Mentalmente secondo me eravamo disposti bene, abbiamo giocato una bella partita e basta. C'era quella cattiveria necessaria per poter portare a casa il risultato? Sì, c'era quella cattiveria. Se dovessi riassumere in una parola che cosa è mancato, cosa diresti? Direi che è mancata la mentalità di rispondere al risultato. L'anno prossimo prevedo una bella stagione piene di sorprese e nuovi arrivi. Ok, grazie, alla prossima, ciao. Alla prossima. È purtroppo andato male il risultato, anche se devo dire che è stata una partita equilibrata. Abbiamo preso due gol evitabili, potevamo far meglio, un po' sfortunati davanti anche. A livello tattico, secondo te, cos'è che non ha funzionato proprio? A livello tattico siamo stati perfetti, per cui abbiamo giocato a speculare gli altri, eravamo in contrasto, abbiamo perso dei singoli duelli. Ciao Gio! Abbiamo perso i singoli duelli, quindi è più un livello tecnico che tattico oggi dove abbiamo mancato. Ci sono stati pochi tiri in porta, molti contrasti duri, e cosa si poteva fare per dare quella spinta in più ai ragazzi? Ma questo è un po' un problema che soffriamo dall'inizio dell'anno, manchiamo un po' di mentalità, di determinazione quando conta, e i ragazzi sono giovani, ci stiamo lavorando, vedremo di migliorarci. Per l'anno prossimo allora una previsione, cosa prevedi? Beh, dobbiamo far meglio di quest'anno sicuramente, perché abbiamo le possibilità e quindi con lavoro e impegno faremo meglio sicuro. Grazie mister, alla prossima! Grazie, alla prossima! Digi Channel vi ringrazia ancora una volta per la visione, vi ricordiamo di iscrivervi al canale Valerio Pavesi youtube.com e vi ricordiamo anche di seguire su Facebook la pagina ufficiale dell'US Vighignolo. Grazie a tutti e alla prossima partita!